Ha creato allarme in città il caso dell'autobus che ha preso fuoco 48 ore fa proprio alle mie spalle. Questo era successo, allarme anche perché era un autobus che trasportava gli studenti. Ricordiamo che per fortuna non c'è stato alcun ferito. Noi però abbiamo rintracciato una cittadina che stava viaggiando con la propria auto proprio accanto all'autobus, che si è accorta delle scintille e che ha appunto avvisato l'autista. Sentiamo allora la sua testimonianza. Come se n'è accorta? Io la mattina portavo la mia nipote a scuola, davanti a me avevo la corriera. Ho visto ad un tratto che uscivano delle scintille dalla corriera e del fumo. Non ero sicura se vedevo bene o meno. Ho chiesto conferma alla mia nipote se anche lei vedeva queste scintille e mi ha confermato di sì. Dopodiché ho suonato col clacson e l'autista ha aperto il finestrino. Gli ho detto che praticamente stavano uscendo queste scintille dal mezzo. Lui mi ha ringraziato, dopodiché, come è scattato il verde, io ho girato a destra per andare verso la scuola dove va la mia nipote e la corriera invece si è fermata, insomma, per far scendere le persone che erano dentro l'autobus. Non c'è stato alcun ferito né tra i passeggeri né tra i passanti. TM fa sapere in una nota che il mezzo era regolarmente revisionato, a 14 anni di età, e un motore Euro 3 sottoposto a manutenzioni periodiche quotidianamente in servizio su tratte urbane. Potrebbe essere stato un cortocircuito all'alternatore la causa dell'incendio, ma TM farà ulteriori approfondimenti. Ecco, soltanto quando dopo lei è tornata indietro si è accorta, diciamo, di questo incendio importante che poi era successo a questo autobus. Sì, io una volta che ho lasciato la bambina a scuola sono ritornata indietro, visto che l'autobus era in fiamme praticamente. Per fortuna non c'è stato nessun ferito e penso che, insomma, poteva andare molto peggio.